Buongiorno, siamo qui con Luigi Casa e Monica Vincenzi, autori del libro Non vi sarà l'inferno. Volevamo chiedervi, ovviamente entrambi potete dare una vostra opinione, una vostra risposta. Cosa vi ha portato a scrivere questo libro e qual è l'obiettivo di fondo? Allora, il libro me l'ha ordinato lui, perché è un ritratto di famiglia, un mio antenato, che con cui ho vissuto sempre, perché era in casa, è un ritratto parlante, come si suol dire, perché, come dice un personaggio del romanzo, i ritratti che non ti seguono mentre cammini in casa sono delle croste, invece lui no. E quindi mi ha spinto a scrivere questa storia, che non è solo una biografia, perché io ho dei documenti ovviamente di quello che ha fatto. Lui faceva un mestiere molto particolare, cioè distaccava gli affreschi. Una volta si faceva, adesso non si fa più perché ci sono altri metodi. Lui proprio aveva la tecnica di staccare gli affreschi per salvarli, perché i muri spesso andavano in disfacimento e quindi anche l'affresco finiva male. Però è un romanzo, perché io nei buchi della sua vita, cioè quelli non documentati, ho inventato, quindi è un romanzo al 100%. Ha avuto comunque una vita molto, si può dire, interessante, e io ci ho aggiunto anche altre cose, quindi penso che sia un romanzo che ha anche dei misteri da svelare, quindi può essere di facile lettura e di interessante lettura. Grazie, lei cosa vuole aggiungere? Voglio aggiungere che forse l'obiettivo principale per chi lo legge è riuscire a capire quanto sia importante conoscere la propria storia, perché anche se può sembrare doloroso, faticoso o a volte addirittura inutile, è l'esatto contrario. Ogni volta che noi e cerchiamo di comprendere il nostro passato, comprendiamo di più noi stessi e possiamo andare avanti. Che questo non significa vivere girati indietro e non lasciare mai andare le cose tristi, eccetera, eccetera. Anzi, significa il contrario, significa capirli per elaborare e lasciare andare. Un'ultima domanda, 3 aggettivi per descrivere il vostro libro. Facciamo un po' per uno: affascinante. È un giallo. Vabbè, è anche un giallo. Misterioso. Perfetto, grazie.